da San Siro, incontro di andata del secondo turno di Coppa UE al primo tempo. Questo lancio è per Rummenigge, buon lavoro di Rummenigge, si è liberato del suo uomo che McCalland effettua il cross, attenzione al colpo di testa e al secondo colpo di testa, e ora con il quale al 17esimo l'Inter va in vantaggio con Sabato, il giocatore inquadrato adesso, quindi alcuni di Rummenigge, primo colpo di testa da parte di Altobelli, poi altro colpo di testa da parte di Sabato, gol che rivediamo, e quanto vi dico che per esempio due colpi di testa sono stati portati via, sono serviti all'Inter per andare a segno, per un pacchetto difensivo che ha compreso il portiere, che è alto 1,93 m, difensori di numero 2 1,80, numero 3 1,87, il numero 4 1,90, numero 5 1,89, 1,82 numero 6. Con queste immagini siamo passati al secondo tempo, però il pubblico si indispettisce con questo modo di giocone basso, facile l'intervento del libero, poi questi Redford. Ora i Rangers insistono in questa ragnatela di passaggi, hanno questo nella loro metà campo. Il giocatore diciamo di maggiore caratura nel Rangers numero 3, McClelland, che ha giocato 32 volte in nazionale, quasi completamente esaurito, lo stadio di San Siro, vediamo questo cross all'inseguimento, va a Rummenigge, si drui il solito McClelland che non lo molla, colpo di tacco, ecco che c'è una possibilità per la formazione, è stata impostata, vediamo Mandorlini, pallone lanciato, ragione alle scelte tecniche di Castagnier, c'è uno scatto, l'opportunità per Sabato, ancora Sabato, palo e poi Rummenigge, palo splendido di Sabato che non ha perso un Rummenigge, poi Altobelli, un ripallo che favorisce Sabato, pallone sul sinistro, tiro immediato, palo, arriva Rummenigge e salva McClelland. Pallone da Rummenigge verso Collovati. Ancora lateralmente per Pasinato, ancora per Rummenigge. Subito il cross di Rummenigge, bellissimo il colpo di testa di Collovati a fil di palo. Dopo un minuto dall'occasione che abbiamo appena finito di vedere, ecco che da un bel scambio che la regia ci ripropone. Vediamo il colpo di testa di Altobelli che arriva come una freccia. Sfortunata la sua deviazione, fil di palo per il portiere sarebbe stato imprendibile, in due poi ha dato all'indietro, quindi abbiamo visto, c'è la possibilità per Altobelli di effettuare il cross, ecco che l'effetto, attenzione, splendida questa deviazione di Rummenigge, purtroppo non è gol, rivedremo a rallenti che Rummenigge ha fatto un'acrobazia assolutamente splendida, spettacolare, grida con tutte le sue forze, il suo dispetto Vini che verrà anche ammonito al replay. Attenzione, ha colpito splendidamente Rummenigge, secondo noi era un gol validissimo, un attimo dopo è intervenuto di testa il numero 5 Peterson e ha colpito, è andato a sbattere con la testa sugli tacchetti di Rummenigge, fischi e rabbia del pubblico, resta a terra quanto si è visto, ma direi che l'acrobazia di Rummenigge di altissima classe lo ha portato a colpire il pallone di destra in elevazione, quando il pallone era a un metro di distanza circa dal difensore che si elevava per saltare di testa. Caso il giocatore che può inventare, per cui siamo d'accordo con Castagnier che ha deciso di metterlo in campo dopo un'ora abbondante di gioco. Rummenigge, effetto il cross, Rummenigge un po' senza guardare, ma ecco che vanno a recuperare il pallone e il giocatore dell'Inter, colpo di tacco di... Nella circostanza non avevo visto niente di particolare, mi sembrava che il gioco potesse proseguire. Comunque calcio di punizione in favore dell'Inter, 21esimo della ripresa. Dialogo anglo-tedesco con Brady a fare da interprete, vediamo cosa succede. Un tiro da parte di Rummenigge dietro la porta che è a destra nei vostri teleschermi. Intervento su Rummenigge, poi ancora Altobelli che lancia molto in avanti, il portiere di piatto destro, serve il proprio libero, due giocatori su di lui, quindi il pallone lanciato subito in avanti, ma un po' frettolosamente, fuori quindi anche i due numeri 7, anche Russell è fuori. Una sola sostituzione ha creato parecchi problemi, Altobelli, ecco Altobelli pronto al cross, colpo di dal volo di Rummenigge, un altro grosso pericolo per la formazione scozzese, lavoro di Altobelli per Rummenigge, possiamo rivedere questa azione,
Altobelli è entrato ancora in acrobazia, direi che però è Dawson che è entrato. Adesso ancora Altobelli potrebbe tirare, niente, cerca ancora un affondo, c'è per Baresi, poi per Rummenigge sta per liberarsi un avversario, interviene però il libero dall'Inter. Successive, resta in attacco la formazione dell'Inter, recupera in qualche modo Rummenigge, si scontra. 7 minuti al termine, intervento di Brady, poi Rummenigge che prende palla subito di esterno, la zona dove lavorano due compagni, arriva prima Sato, bene, calcio di punizione ovviamente a favore dei nerazzurri, se ne è incaricato Bini. È stato ancora Altobelli, su di lui al solito il numero 5 Peterson, ha saltato regolarmente il cross, attenti al cross di Altobelli, il gol di Rummenigge, il gol numero 3, e finalmente anche per Rummenigge un gol. Non riesce a segnare in campionato Rummenigge, ma come vedete riesce ad andare a segno in Coppa, aveva già segnato, realizzato uno splendido gol, intanto rivediamo, e questo è un altro gol segnato di testa, hanno preso due gol di testa gli scozzesi con degli spilungoni di 1,90 m, quali sono il numero 3, il numero 4 e il numero 5, il cross di Rummenigge, il cross di Altobelli per la testa di Rummenigge, 3-0 per Baresi. Colpo di tacco elegante di Rummenigge, deve uscire. Ricordo che il risultato finale è di 3-0. I marcatori sabato nel primo tempo al 17esimo, poi al 22esimo Causio, al 42esimo Rummenigge. Fa festa.